pronti a partire per Brescia alla scoperta della grande bellezza. Siamo qua con il mitico, l'unico, il più grande. Chi è? Garrison Rocha. Ah, sì, sì, ciao Garrison, ciao. Non ti abbiamo visto ballare, ma ti abbiamo visto cantare. Ma mi avete sentito cantare? Sentito cantare. Com'è andata? Guarda, vuoi che faccia come la Celentano? Come preferisci? No, la tua gol non aveva il collo del piede. Esatto. Ecco. Ok, va bene. No, bravo, dai. Bravo. Ma per me era importante, mi sono ricordato le parole. Capito? Adesso. No, comunque... Seriamente, bravo, complimenti. Beh, vabbè, ma sei un artista a 360 gradi. Canto, ballo, beh, ballerino non parliamo. Allora, io ti dico, sei il numero uno in Italia. Odio. Beh, vero, sai che cos'è? Guarda che io avevo deciso, quando ho lasciato Amici, di cimentarmi in altre cose. Allora, lasciato Amici, ho cominciato a studiare seriamente canto e recitazione. E devo dire che le cose stanno andando bene, perché a gennaio esordio come attore in un musical che si chiama Saranno Famosi, il musical. Allora, siamo in compagnia di Alfonso Senatore. Lui è un noto imprenditore. Grazie. Ciao Alfonso. Ciao. Imprenditore, la bellezza dell'imprenditoria, soprattutto dell'imprenditoria italiana. Noi seguiamo tanto quello che è la bellezza, l'imprenditoria e lo spettacolo, perché lo spettacolo è quello che fa imprenditoria poi in finalità, perché l'imprenditore segue lo spettacolo e lo spettacolo segue gli imprenditori. Se non ci fossero gli imprenditori, diciamo che gli imprenditori, diciamo che sono... lo spettacolo andrebbe a decadere, perché tanta pubblicità... va a seguire proprio l'imprenditore, esatto. Che poi lo spettacolo e poi funziona. Sono il motore, sì, della nostra Italia. Siamo con l'assessore Walter Mucchetti, assessore lavori pubblici. Lavori pubblici, polizia locale. È quello che ci ha dato la multa questa sera. No? Probabile. Uomo non scherza. Anche perché qui siamo in zona ZTL, ricordiamo. Beh, cosa dire, la grande bellezza nei comuni. Assolutamente sì, i comuni restano un po' i municipi, il punto di riferimento di tanti nostri concittadini. In molte parti dello Stato non vengono riconosciute. I comuni, i sindaci, il territorio vive di questo, ma le istituzioni sono una piccola parte. Bisogna fare sistema e Brescia sa fare sistema. Il sistema Brescia è molto forte, manifattura, e con Capitale della Cultura siamo diventati una centralità anche da un punto di vista del turismo e dell'accoglienza. Abbiamo delle valli, abbiamo dei laghi, è una città bellissima che vi invito a venire a vedere, non a caso è diventata capitale della cultura con i nostri cugini bergamaschi. Regione Lombardia, con noi un esponente, consigliere della Regione Lombardia, Jacopo Dozzo. Buonasera Jacopo. Buonasera a voi. È sempre un piacere vedere esponenti della regione in questi appuntamenti, e ricordiamo poi Brescia e Bergamo, capitali della cultura. Assolutamente sì, capitale della cultura, e sicuramente un evento così importante come quello di oggi, la grande bellezza, è sicuramente una ciliegina sulla torta, quindi è sempre bello essere appunto presenti in queste circostanze. Assolutamente sì, a noi fa piacere avere sempre le istituzioni al nostro fianco, perché comunque l'importanza di voi, istituzioni di Regione Lombardia, che segue con attenzione lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre bellissime città.